Benvenuti a Pianeta Verde, prende il via oggi una nuova stagione della nostra trasmissione dedicata all'agricoltura biologica e biodinamica, quell'agricoltura rispettosa dell'ambiente, rispettosa della natura, che mette al bando tutto ciò che riguarda il mondo della chimica, che poi ovviamente va a finire all'interno del nostro corpo attraverso il cibo, attraverso le bevande. Per farlo abbiamo deciso di ripartire dai vigneti del Veneto per scoprire come è possibile, attraverso un metodo davvero innovativo, sconfiggere alcune malattie che sono pericolosissime per la vigna, e vi racconteremo appunto dell'esperienza di alcuni vignaioli di questa terra e soprattutto parleremo con colei che ha messo a punto questo importantissimo strumento di prevenzione e cura per la vita delle piante. Davvero per me è un piacere presentarvi Marina Mariani, che è un agronomo con un master in biologia molecolare, una che ne sa davvero tanto in agricoltura, e sarà proprio lei che ci accompagnerà in questo viaggio appunto per le vigne di alcune aziende del Veneto, per mostrarci come, grazie ad un metodo che si basa sulla scienza e che lei semplicemente ha applicato, diciamo, in campo, in vigna, è riuscita in questo caso a fare in modo che queste vigne non vengano estirpate, queste vite non vengano estirpate, perché sono guarite da alcune malattie che normalmente colpiscono questo tipo di coltura. Quindi benvenuta Marina Pianeta Verde. Grazie, grazie. Ci hai portato tu, hai scelto tu queste aziende perché proprio loro hanno creduto in te, hanno creduto, diciamo, nel metodo che tu hai portato avanti dopo anni di studi e di ricerche. È così? Certo. Sì, siamo un gruppo di ricercatori, ciascuno con la sua specializzazione, che si sono messi intorno a un tavolo e hanno contribuito a mettere a punto questo sistema di cura per le malattie crittogamiche delle piante. Un sistema di cura assolutamente atossico, naturale, che non prevede, come la nostra filosofia, nessun elemento chimico, perché noi infatti crediamo in quell'agricoltura che rispetta la natura, non appunto immettendo nel terreno e poi anche ovviamente nel nostro organismo, perché poi quello che certo arriva dalla natura noi lo mangiamo, niente. Nessuna sostanza chimica comunque che possa alterarne i sapori in maniera non naturale. Quindi partiamo proprio da un principio naturale, certo, in assoluto. Partiamo dal fatto che tutte le cellule viventi hanno una loro frequenza elettromagnetica, e quindi questa frequenza viene alterata e si disorganizza, diciamo così, in caso di una malattia. Per risolvere la malattia noi abbiamo sperimentato che non è necessario aggiungere
altre sostanze strane. Basta raddrizzare la frequenza, riportarla a quello che è la normalità e la pianta guarisce. Ma in particolare siamo in una vigna. Quali sono le malattie che siete riusciti a curare, che colpiscono la vigna? E soprattutto ci piacerebbe far capire ai nostri telespettatori come vengono curate in metodo convenzionale e perché invece seguire un'altra via. Certo, ma per quanto riguarda la vite abbiamo fatto sperimentazione su mal dell'esca, flavescenza dorata e peronospora. La sperimentazione sull'oidio non è ancora terminata, per cui non abbiamo ancora dei risultati che ci soddisfano e che ci permettano di dire ok, va bene, anche abbiamo il metodo anche per l'oidio, ma per queste tre malattie diciamo che i risultati sono oramai fuori di ogni discussione. Si tratta di un sistema che è altamente personalizzato, nel senso che parte sempre dalle foglie malate della pianta che vengono analizzate per capire qual è la frequenza sbagliata. Basta raddrizzare quella, basta metterla a posto e poi il gioco è quasi fatto, insomma. Concettualmente il principio è questo. Hai parlato di tre malattie in particolare che riguardano appunto, che possono colpire la nostra vite. Le spieghiamo bene? Sì, la flavescenza dorata è una malattia che è presente in moltissimi vigneti, per la quale nemmeno l'agricoltura convenzionale ha un metodo di cura, ha solamente un metodo di prevenzione che si basa sul contrastare la diffusione di un insetto che dovrebbe in teoria essere il vettore di diffusione della malattia, ma la cura non c'è. Cioè l'agricoltura convenzionale non ha ad oggi nessun metodo di terapia per la flavescenza dorata. Che porta ovviamente all'estirpazione anzi esiste una norma vigneto, che prevede l'espianto. Esiste una norma di legge che prevede l'espianto. È un gran peccato perché espiantare un vigneto dopo 10, 20, 30, 40 anni è nel pieno vigore, nel massimo della sua produttività. Addirittura molti vivai garantiscono le barbatelle per appena 10 anni. 10 anni la vigna è ancora giovane, deve ancora entrare in piena produzione. Per cui questo è un grosso problema. Bene, con questo sistema potremmo risolverlo, brillantemente, perché noi abbiamo avuto risultati veramente, veramente entusiasmanti in questo senso. Per quanto riguarda la peronospora è stato ancora più facile, perché la peronospora è una malattia crittogamica molto diffusa e prevede attualmente molti trattamenti con il rame, con la poltiglia bordolese, con diverse sostanze, che però hanno subito nel tempo l'esigenza di una riduzione. Quindi adesso gli agricoltori si trovano a dover ridurre la quantità di rame che viene impiegato, e però se riduci il rame la malattia si propaga. Allora che si fa? Si fa così. Io sono davvero curiosa appunto di capire com'è possibile salvare una vigna da queste malattie che possono appunto decretarne la morte. Adesso però ti saluto per un attimo perché vado a conoscere il padrone di casa che ci sta ospitando all'interno di questo bellissimo vigneto. Benissimo. Siamo a Brendola, in provincia di Vicenza, e siamo all'interno della proprietà del signor Piero Acco, che è l'anima dell'azienda agricola Pezzalunga, un'azienda agricola che segue il metodo biologico e prende spunto anche dal metodo biodinamico, anche se dobbiamo dirlo per precisione, non avete la certificazione bio per scelta. La vostra proprietà, diciamo che riassume il meglio che questo territorio può offrire. Ovviamente voi siete viticoltori, ci troviamo proprio all'inizio di quello che è uno dei vostri vigneti. Perché è così importante la posizione nella quale vi trovate? E poi c'è anche un termine che vogliamo conoscere meglio, terroir. Sì, difatti il termine terroir, che è una parola francese intraducibile o quasi intraducibile, significa locazione, cioè dove uno si trova. Significa microclima,
e significa soprattutto il sottosuolo. Quello che noi abbiamo nel sottosuolo è incredibile. Quindi qui ci troviamo ad avere un terreno di origine vulcanica, sì, però calcareo e argilloso. Quindi la terra è prevalentemente rossa, diremo, e marrone. Quindi, infatti questa, per precisazione, è la località Monte Rosso. Sì, esattamente. Quindi il nome lo prende proprio, diremo, da questo, che pur avendo fatto voi arrivando una salita, poi arrivate in questa piana e quindi è favorito dalla posizione, perché è protetto dalle correnti d'aria della dorsale dei Berici e siamo in una posizione sempre soleggiata. Quindi il primo protagonista dei nostri vini non siamo noi, ma è proprio il terroir. Quindi dopo noi ci mettiamo le nostre mani. E quindi qui, diremo, riusciamo poi con le varie tecniche, diremo anche quasi maniacali, di riuscire a tirar fuori un prodotto unico, che adesso mano a mano spiegheremo. Quindi l'altezza, qui siamo a 150 metri sul livello mare, però la grande importanza è soleggiato dal mattino fino alla sera. Questo che vantaggi dà alle uve? Dà i vantaggi che alla notte, in piena estate, fino a settembre, avviene uno sbalzo termico, arrivano delle correnti d'aria, quindi favoriscono la formazione di parte zuccherina, polifenoli, molto importanti, e acido tartarico, che danno un'estrema qualità, diremo, all'uva, che poi dopo, nel miracolo che avviene nella fermentazione, diremo, l'uva si trasforma in vino, con una fermentazione, diremo, naturale, con i suoi lieviti. I lieviti, la fermentazione è un fenomeno biochimico naturale più grande al mondo. I lieviti, nutrendosi dello zucchero e difendendosi dagli enzimi che anche loro vorrebbero mangiare lo zucchero, trasformano la parte zuccherina in alcol. Quindi avviene il miracolo, dall'uva diventa vino. E noi aspettiamo ogni anno che avvenga questo miracolo, perché è la trasformazione di un lavoro fatto, diremo, per tutta la stagione e il frutto, diremo, del raccolto che si fa, che viene fatto estremamente a mano, quindi su cassette. Il vantaggio che noi cerchiamo di avere è che, avendo due vitigni francesi, che sono il Merlot circa 40-50% e Cabernet Franc, quello che adesso noi vediamo qui, che nella ripresa sono delle viti, diremo, di Cabernet Franc, poi più in giù c'è il Merlot. Quindi teniamo il Merlot in sovramaturazione, cioè perché lui, diremo, matura 15-20 giorni prima. Quindi lo teniamo in pianta. Adesso come ci appare il vigneto? È ancora presto per la vendemmia? Beh, chiaro, diremo, è appena iniziata l'invaiatura. Ecco, voi vedete, diremo, i grani, diremo, si stanno colorando. Quindi questo è un periodo molto importante, diremo, quindi da adesso sono finiti anche quei pochi trattamenti che noi facciamo. Come dicevo, che matura 15-20 giorni prima, rimane in pianta. In pianta lui non soffre, perché noi a primavera abbiamo fatto, diremo, una tecnica che si chiama scacchiatura. Scacchiatura cosa vuol dire? Che crescendo, come adesso voi vedrete, un filo, una seconda gemma vicino alla foglia, viene tolta. Adesso chiaramente sono già state fatte e a voi avete visto alcuni esempi, che tipo questo. Cosa permette a fare? Che sin dall'inizio, diremo, i grappoli, vi dirò una frase che mi hanno insegnato un francese, mi ricorderò tutta la vita, i grappoli sin dall'inizio devono essere come una spiga al vento. Inoltre, la forza della pianta, che è solo una, cosa fa? Rimane solo sui grappoli, quindi sul produttivo, e rimane sui tralci del prossimo anno, perché quando si pota si dà un chiamato sperone di due gemme per fare i tralci produttivi per il prossimo anno. Poi, quindi il grappolo rimane, diremo così, bello in vista, e lui cala solo di peso specifico, diremmo, però si nutre di più di zucchero e si nutre di altre sostanze e non soffre.
e aspetta la maturazione del Cabernet Franc. Come vedete, poi da noi è severamente vietato la cimatura. Quindi vedete che tutti i tralci vengono mandati in su e quindi non posso tagliare il tralcio perché interrompe il flusso della linfa. La linfa corre verso in su, come il nostro sangue, da lì i piedi, sale e viene fino in alto. Quindi si mandano in su. Ecco, un altro esempio, questo che vedete, della scacchiatura, ecco, che chiaramente nella parte alta non viene fatta, però viene fatta all'altezza dei grappoli. Abbiamo già visto, diremmo, il discorso scacchiatura verso maggio, abbiamo visto, diremmo, la cimatura che severamente, ripeto, vietata, vedete che mandiamo su tutti i tralci, che se fa anche molto caldo possono fare anche da cappello, diremmo, e per servarmi anche, diremmo, dai calori l'uva. Poi una cosa molto importante, cosa viene fatto dopo i calori di agosto? Viene desfogliato. Noi prenderemo, diremo, nella parte bassa le foglie, vi faccio vedere, e sono foglie, sono state le prime, hanno adesso poco potere nutritivo, diremo, per la pianta, e tireremo via la foglia in modo tale, diremo, che mettiamo in evidenza proprio tutti i grappoli, adesso lo vedrete meglio, che prenderanno tutto il sole di settembre, diremo, dove non ci sono più pericoli di temporali e di grandine, e quindi l'uva maturerà ancora meglio. Quindi saranno tutti in vista così e diventeranno belli, un colore, diremmo, violaceo. L'altra cosa importante, come vedete, alterniamo nel sottosuolo. Un anno facciamo il sovessio è un concime organico, in autunno viene seminato delle leguminose tipo favino e pisello selvatico, insieme con graminacee, segale, avena, trifoglio triticale, erba medica e senape, e poi vengono piegate, diremo, a maggio, prima che i frutti, diremo, delle leguminosi, prima che faccia il frutto la leguminosa, in modo tale che l'azoto si deposita nel terreno. Le pieghiamo perché? Perché mano a mano si decompongono e l'apparato radicale della pianta, diremmo, che cresce in continuazione essendo tutto naturale, si prende l'humus. Nell'anno che non facciamo il sovessio lasciamo, come vedete, l'inerbimento naturale. Quindi anche questa erba è stata piegata, lei si sta decomponendo piano piano e succede lo stesso discorso, diremmo, del sovessio. Quando, nel momento in cui l'inerbimento naturale è in fiore, c'è un aumento linfatico dentro nell'apparato dell'erba, che fa sì che aumenta anche, diremo, la produzione linfatica della pianta. C'è inoltre una vita microbica che aumenta e c'è un aumento in atmosfera anche dell'ossigeno. Noi normalmente abbiamo il 18% di ossigeno in atmosfera, in quel periodo aumenta. Ecco che allora abbiamo messo praticamente in un ecosistema perfetto. Infatti a primavera era anche pieno di nidi di fringuelli, che adesso chiaramente sono cresciuti e se ne sono andati. Quindi abbiamo messo in simbiosi la pianta, diremmo, con la forza della terra e con le forze cosmiche. Ecco che allora la pianta è in equilibrio. La pianta è in equilibrio riesce a darci un frutto con sostanze organolettiche superiori alla norma. Quindi
è come una persona di salute, si ammala meno e necessita meno trattamenti. Ecco, questa diremmo è la nostra filosofia per ottenere sostanzialmente un prodotto unico. Piero, la sua azienda è nata nel 2004, ha scelto subito, fin dal principio, di intraprendere un'agricoltura sostenibile, seguendo determinati principi rispettosi della natura, oppure una scelta che è arrivata, è maturata è arrivata, successivamente? Diremo, già è arrivata già dal primo anno, diremo, di vinificazione nel 2007, diremo, e racconterò questo aneddoto. Chiaramente il primo anno la vite produce poco e di conseguenza dovendo, diremo, vinificare il vino, come si è sempre fatto, diremo, stavo cercando della solforosa. Allora andai da un amico e dice: non ci sono problemi, io te la do. Quindi. Poi dopo in casa, mentre, diremo, stavo pesando col bilancino proprio della pasta la solforosa, mi sono fatto una domanda, dico: ma perché, se questo vino lo devo bere io, mi devo mettere dentro del veleno? E ho buttato via tutto. Di lì, diremo, sono andato a scoprire quelli che sono i principi della biodinamica di Rudolf Steiner. E poi dopo, diremo, è stata tutta una discesa. Ecco che allora sono entrato, diremo, in questo mondo della biodinamica e devo dire che è una cosa meravigliosa, che tuttora, anche ad oggi, dopo diversi anni, si scopre sempre delle cose in più. Poi dopo ho voluto anche applicare, diremo, dei modi, diremo, eretici, anche estremi, diremo, come lo avevo spiegato prima, l'inerbimento naturale, che per molti, diremo, è quasi uno scandalo, perché non sanno che vantaggi può dare, diremo, all'ecosistema. Ovviamente anche la vigna si ammala e ci sono delle malattie che vanno curate, e appunto seguendo questa sua filosofia, perché stiamo capendo che lei è un vignaiuolo filosofo, c'è stato l'incontro con Marina e il suo metodo appunto per curare in questo caso la flavescenza dorata, questa malattia criptogamica che colpisce appunto il vigneto. Come siete arrivati, insomma, a questo incontro che poi, diciamo, che ha salvato le sue culture? Esatto. Quindi dopo, diciamo, 2 o 3 anni di cui ero anche molto avvilito e quindi, diremo, subivo continuamente anche delle forzature esterne, addirittura da espiantare il vigneto, perché chiaramente, diremo, l'istituto, diremo, anche regionale, non è che consigli ma ordina in questo caso, diremo, di tagliare ed espiantare tutto. Casualmente, diremo, nella rivista Biocalenda, che mio fratello è anche abbonato, diremo, mi indica che c'è questo trafiletto, e qui viene fuori il nome, diremo, di Marina, la quale dice che lei è in grado di curare in generale la malattia delle viti. A quel punto io la contatto, lei subito mi risponde, però poi dopo mi chiama e ci mettiamo d'accordo. Le spiego, diremo, il tutto. Dice: mandami delle foglie che sono malate, diremo, e a quel punto gli spedisco le foglie e lei prepara, diremo, il suo preparato, unita, diremo, col suo staff e con la sua assistenza anche di Marzio, che è un chimico e fisico laureato, diremo, quindi, e hanno fatto il preparato. Poi gentilmente sono venuti su e abbiamo insieme, diremo, fatto il trattamento. Praticamente abbiamo mandato un messaggio alla pianta e, come lei aveva previsto, dopo 15 giorni, diremo, abbiamo già visto i risultati. Cioè, le foglie, quelle malate, si sono essiccate e diremo, hanno ricominciato a crescere delle nuove gemme. Vedi, questi sono i germogli nuovi e sono completamente sani. Sono completamente sani. Guarda. Questi. E qui c'è la parte che fu malata, che sta seccando. Senti che secca? Ecco, tra un mese le foglie malate sono tutte per terra, secche, e rimangono solamente quelle sane. Ho seguito poi un altro paio di volte l'altro trattamento e questo, diremmo, mi ha riempito il cuore e mi ha veramente fatto molto felice, perché sto recuperando, diremmo, quello che era soprattutto la vigna del Cabernet Franc, che è quella
che risente di più di questa malattia. Che il Cabernet Franc è una pianta meravigliosa e quindi venirne a meno era veramente molto molto difficile. Marina, ribadiamo nuovamente che questo metodo si basa sulla scienza e non è un caso appunto che ci siano qui degli strumenti che della scienza fanno parte. Insomma, su che principio, da che principio sei partita per mettere a punto appunto questo metodo che sta risolvendo tantissimi problemi alle colture? Questo principio si basa sulla possibilità di interferire con la struttura molecolare dell'acqua, creando quelli che il professor Del Giudice chiamava domini di coerenza, che servono per veicolare a un organismo vivente una frequenza elettromagnetica. Tutti gli esseri viventi hanno la propria frequenza elettromagnetica. Noi ce ne accorgiamo quando andiamo anche a fare delle analisi, andiamo a fare l'elettrocardiogramma, andiamo a fare l'elettroencefalogramma, andiamo a fare delle radiografie. Tutte queste analisi, questi esami sono basati sul fatto che ci sono delle sostanze o degli organismi viventi che emettono frequenze. Benissimo. Un organismo malato emette una frequenza che è sbagliata. Basta raddrizzare la frequenza ed ecco che l'organismo guarisce. Ecco, questo è il principio su cui si basa questo metodo. È un sistema concettualmente molto semplice, perché si basa proprio sul fatto che tutti gli esseri viventi sono composti in gran parte di acqua ed è tramite l'acqua che viene trasmesso il metodo di cura alla pianta in questo caso. Ecco, questo è il metodo. Cosa ci hai portato? Questi sono gli strumenti che mi servono per aumentare la quantità di domini di coerenza all'interno di una soluzione acquosa. Un dominio di coerenza è una struttura nella quale le molecole d'acqua sono tutte orientate in maniera ordinata. È una struttura caratterizzata da una carica elettromagnetica negativa e da una ed è uno strato di acqua che è caratteristico, esiste in natura e che caratterizza tutte le cellule viventi. Tutte le superfici viventi hanno all'esterno un piccolissimo strato di quello che si chiama zona di esclusione, che corrisponde al dominio di coerenza. Ebbene, questa zona di esclusione si chiama così perché? Perché esclude qualsiasi soluto, lì è presente acqua pura, H2O, esclude qualsiasi altra cosa ed è particolarmente predisposta per veicolare i messaggi elettromagnetici che noi vogliamo trasmettere alle piante per insegnare loro a guarire, perché in buona sostanza noi non facciamo altro che insegnare alla pianta a guarire da sola. Ed ecco perché dopo 3-4 anni di trattamento non è più necessario effettuare nessun trattamento, la pianta guarisce da sola perché ha imparato a far da sé, sa come si fa e lo fa. Ogni anno basta un solo trattamento perché è come sussurrare all'orecchio di un essere vivente la soluzione ai suoi problemi. Certo, questo orecchio deve essere pulito. Ed ecco perché la pianta non deve essere intossicata da altre sostanze. Questo è un elemento essenziale. Io non posso trattare una pianta che ha le foglie completamente imbrattate di altre sostanze, perché è come sussurrare all'orecchio di una persona che ha le orecchie piene di cerume. Non si sente. Quindi io ho bisogno di avere foglie pulite. Parto poi da foglie malate. Perché? Perché questo è un trattamento che è altissimamente personalizzato. Io parto dalle foglie malate per individuare quella che è la frequenza sbagliata, la raddrizzo, la metto a posto e poi comunico alla pianta quella che è la soluzione ai suoi problemi. Questo è, in poche parole, quello che io faccio applicando questo sistema. Molti scienziati hanno pubblicato testi che spiegano come funzionano i domini di coerenza, il professor Emilio Del Giudice dell'Università di Milano, della Facoltà di Fisica, e il professor Pollack dell'Università di Seattle. Quindi
Si tratta di un metodo che è noto alla scienza. Io ho fatto solamente quella che ha unito i puntini. Ho cercato di partire da ciò che era già noto alla scienza per trarne un'utilità d'uso. E questi strumenti mi servono proprio per aumentare all'interno della soluzione acquosa la quantità di questi domini di coerenza, cioè dei mezzi di trasmissione dell'informazione. E per esempio in questa fialetta cosa troviamo? In questa fialetta c'è una dose di questo preparato che viene, questa fialetta viene inserita in questo dispositivo che ha al suo interno un filtro white. La tecnologia white è una tecnologia sviluppata in collaborazione con l'Istituto di Fisica dell'Università di Milano da parte di Alberto Tedeschi, e questa fialetta contiene una parte della sostanza che contiene il messaggio di guarigione per una determinata malattia viene inserita e poi tramite una torcia discretamente potente può essere usata per informare l'acqua o anche le foglie. Ecco, questo è uno dei diversi modi che noi utilizziamo per informare la pianta su come può fare a guarire. Ed evidentemente, visti i risultati, la pianta capisce molto bene come fare. Questo è il prodotto, diciamo, che poi viene nebulizzato, appunto spruzzato sopra la pianta, sopra la foglia che è malata. Questo è completamente tossico, tant'è che si potrebbe anche bere. Assolutamente, questo è un prodotto che viene poi diluito in acqua che deve essere sottoposta a succussione, proprio perché c'è questa necessità di amplificare il segnale, ma si tratta di una sostanza totalmente tossica. Questo è il risultato della mia elaborazione da parte delle foglie malate, che attualmente però la malattia qui dentro non c'è più. Marina, qui siamo in un filare della vigna che è stata trattata appunto con il tuo metodo. Che risultati abbiamo ottenuto? Allora, siamo al secondo anno di sperimentazione e l'anno scorso la malattia si era presentata in maniera molto più grave. Parliamo di flavescenza dorata. Parliamo di flavescenza dorata, sì, certo. Abbiamo fatto un trattamento l'anno scorso e un trattamento quest'anno. Ed ecco l'effetto che si ha puntualmente dall'applicazione di questo metodo è che la pianta si separa dalla parte malata. Ecco qua, le foglie malate stanno seccando. Stanno seccando, seccano, poi si staccano. Vedi qua. E ritornano alla natura. Tutti i nuovi getti sono tutti sani. Sono tutti sani. Quindi per quest'anno teoricamente non serve più fare nessun altro trattamento. La pianta adesso nel giro di poco tempo perderà tutte le foglie malate e avrà solamente le foglie sane, quelle nuove saranno tutte sane. Ecco qua, vedete? Vedi? La cosa interessante è che le foglie sane non risentono nessun danno dal trattamento, ma soltanto le foglie malate. Per esempio, in questo caso, vedi? Vedi, hai una parte che è seccata, questa è la parte che era malata. Le nuove foglie sono tutte sane. Sono tutte sane. Diciamo che regolarmente l'effetto che abbiamo puntualmente in qualsiasi pianta che noi abbiamo trattato la bolla del pesco, abbiamo trattato il mal dell'esca, abbiamo trattato la flavescenza dorata, la peronospora, abbiamo trattato malattie della fragola, del melo, il mal del legno. Puntualmente si verifica una
un disseccamento con precisione chirurgica delle parti malate, cioè la pianta si distacca dalla parte malata e prosegue per la sua strada e va avanti a vegetare da sana, Ecco, questo è quello che succede regolarmente, proprio come effetto visibile, percepibile. Abbiamo visto che dopo 4 anni di trattamento, uno all'anno serve, non una roba complicata, un trattamento all'anno, dal 5° anno in poi la pianta non si ammala più, o se anche si ammala lo fa in maniera molto lieve, e questo effetto di seccamento delle poche foglie malate avviene spontaneamente senza avere bisogno di trattare nuovamente. È come se la pianta si fosse immunizzata, ecco, questo è un termine molto di moda in questo periodo. Ecco, è come se la pianta si fosse immunizzata, cioè se avesse imparato come fare. Guarda, vedi? Eccole qua. Queste sono quelle. In conseguenza il primo trattamento, sono secche e si staccano, e la parte che non era attaccata dalla malattia, come qua, va avanti a vegetare normalmente. Questa era una parte che era metà malata e metà no, ecco, la parte sana va avanti per la sua strada, e il distacco si presenta davvero con una precisione chirurgica. Morte. La malattia è morta. Ecco, allora entrate, diremo che andiamo nel nostro giardino, dove qui, diremo, come vedete, abbiamo un prato naturale, quindi quello che viene viene, quindi mantenendo sempre la stessa filosofia. Le piante ornamentali, seguendo un principio giapponese, non vengono mai potate. Vedete questo acero, diremo, che è quasi... Piero, questo è il risultato di tanto lavoro, tanta fatica e il frutto appunto della vendemmia dopo che è stato vinificato nella vostra cantina. Esatto, quindi diciamo che adesso siamo in agosto, quest'anno abbiamo la stagione e diremo un paio di settimane in ritardo, quindi la vendemmia invece di fine settembre probabilmente sarà, diremo, dall'1 al 15 ottobre. Chiaramente viene vendemmiato a mano e immediatamente pigiata l'uva, in modo tale che non si stressa e non si surriscalda. Per ottenere questo vino, diremo, unico, c'è una fermentazione, diremo, molto lunga, di un mese. E perché di un mese? Perché arrivando un frutto, diremo, dalla vigna con sostanze organolettiche superiori alla norma, quello che abbiamo parlato prima, praticamente, che la pianta, essendo in salute, ci dà un frutto meraviglioso. Allora io le do il tempo perché tutta la parte zuccherina si possa trasformare in alcol, partendo, diremo, dai lieviti indigeni, dai suoi lieviti. Quindi al 20° giorno arriva zucchero zero, poi proseguo altri 10 giorni per fare la malolattica, l'ultima fase di maturazione del vino. Poi dopo vengono effettuati, diremo, i travasi, durante l'inverno decanta, che è la filtrazione naturale, e poi dopo, a settembre dell'anno successivo, diremo, viene praticamente imbottigliato. E questi sono i vostri rossi. Esatto, e quindi imbottigliato diventa le Terre di Santiago, il nome dedicato a mio figlio piccolo, e le Terre di Santiago. Una parte, quest'anno abbiamo fatto una parte anche, diremo, in maniera diversa, effettuando, diremo, un taglio e creando le Alchimie di Santiago, che è un vino più pronto, più di pronta beva. Il fiore all'occhiello diventa il rosso Santiago, perché ogni anno va in barrique di rovere francese, i due lati corti e americano sopra, perché l'americano gli dà la vaniglia, il francese le spezie, e si affina per 36 mesi. A questo punto io divento il servitore del mio vino
è lui che comanda, io rabbocco e degusto e sento l'evoluzione. Dopo 36 mesi viene imbottigliato e un anno di bottiglia prima di essere venduto e diventa un vino, un grande vino. Piero, è stato davvero un piacere conoscerla, conoscere anche la filosofia che sta dietro la sua azienda. Io la ringrazio davvero tantissimo, ma voi non andate via perché il nostro viaggio insieme a Marina nelle vigne del Veneto continua. E direi di chiudere con un brindisi, diremmo, quindi. A noi. Siamo trasferiti in provincia di Verona, siamo a San Martino Buonalbergo e siamo ospite dell'azienda agricola biodinamica Musella. Siamo con Maddalena che è uno dei cuori di questa bellissima realtà che adesso vogliamo scoprire. Un'azienda biodinamica, voi siete ovviamente viticoltori perché questo è un po' l'argomento della nostra puntata. Nel ringraziarti per averci aperto le porte di questa bellissima realtà, ti voglio chiedere subito perché avete scelto la biodinamica per portare avanti quello che è un grandissimo sogno. La biodinamica è stata per me quasi una necessità, non avrei potuto fare agricoltura diversamente. E il problema era un po' riuscire a coinvolgere in questo sentimento, in questa conoscenza, quasi consapevolezza la famiglia. E il progetto è stato lungo e tempestoso, però l'abbiamo realizzato ormai insieme da 15 anni, e anche perché la tenuta merita. Qua stiamo parlando di una specie di parco naturale privato, sono 500 ettari di foresta, vigneti, tutto in conduzione biodinamica, laghetti dove vivono animali selvatici, i miei animali, i miei figli, e quindi diciamo che è un posto che chiamava un equilibrio, un rispetto particolare, e la biodinamica ce lo permette. La vostra azienda è certificata Demeter, quindi diciamo che siete ai massimi livelli italiani per quanto riguarda appunto questo marchio, questa certificazione. E la vostra è quindi una realtà circolare, partendo dalle vigne che dopo andremo a visitare, il vigneto, e poi scopriremo anche perché la nostra Marina ci ha portato qui, ma poi tutto questo percorso di sostenibilità si riversa anche in cantina, nella ricerca, certo, dei materiali, perché il vino lì riposa, ma deve riposare bene. Esatto, certo, perché comunque per lo stesso principio è un ciclo, quindi anche in cantina non ci sono operazioni che noi facciamo in più, ma semplicemente ci mettiamo a disposizione del processo per seguire, aiutare la trasformazione da buoni, da papà e mamma, da custodi, sempre nel rispetto del loro comportamento, non forziamo mai la mano. E nell'ottica di questo cerchiamo anche di rispettare il gusto stesso di quello del vino che facciamo. Quindi io metto tutto il vino in materiali neutri, che non mi diano sentori di legno, oppure se è legno molto vecchio che non cede più i tannini. E poi ho avuto questa idea del marmo rosso di Verona. Faccio dei contenitori in marmo rosso di Verona perché il marmo rosso di Verona è composto da calcare e argilla rossa, che è esattamente quello di cui è composta la mia, della terra che abbiamo qui. Per cui riporto il vino a casa, l'uva a casa dopo la trasformazione.
E ne giova parecchio, devo dire. Mi ha colpito anche la forma di alcuni contenitori del materiale, anche le forme, perché la forma ci aiuta a non toccare mai più il vino, quindi una volta che lo metto in una forma ovale, per esempio, garantisco un automovimento, perché per un motivo di fisica normalissima, avendo meno quantità sopra che sotto, questo crea una leggera differenza in temperatura che genera quindi un movimento lento ma inesorabile. Per cui noi, una volta messo lì e disposto bene, l'unica operazione che facciamo è assaggiarlo ogni tanto, ma nient'altro di fatto, ed è molto bello. La vigna è qualcosa di vivo, ovviamente, ahimè, si ammala, ci sono degli interventi da fare, voi ovviamente in biodinamica siete molto molto attenti, e c'è tutta una filosofia che ben conosciamo che sta dietro appunto a questo tipo di fare agricoltura, ed è in quest'ottica che vi siete affidati a Marina, perché c'erano delle criticità che voi volevate risolvere in punta di piedi. Sì, esattamente, speriamo, per il momento ci sono buoni risultati, ma il percorso sarà un po' lungo, perché lo squilibrio si crea quando vai a piantare troppe piante nello stesso posto senza una biodiversità. Ora io sto preparando anche un vigneto dove invece si chiama vigna maritata, dove non ci sarà questa preponderanza di vigne, e voglio vedere lì cosa si sviluppa. Però nel frattempo dobbiamo gestire questo normale vigneto, e il problema è proprio, a parte cosa noi facciamo, che è solo rame e zolfo, per cui non è inquinante, ma sono i passaggi col trattore che dobbiamo fare per aspergere questo rame e questo zolfo, che non vanno bene. Per cui, se questo sistema ci permetterà di passare solo a piedi un paio di volte all'anno, direi che abbiamo vinto la lotteria. Che dici se adesso ci trasferiamo appunto nel vigneto a vedere come sta andando? Sì, molto volentieri, sì. Adriana, qui siamo in uno dei vostri vigneti, qui il panorama è meraviglioso, la retta frizzantina, e qui possiamo osservare qualcosa davvero di molto molto importante, che ci fa capire un po' il senso della nostra puntata. Infatti questa vigna era infestata dalla peronospora, però voi invece siete riusciti a salvarla. Non solo questa vigna, ma diciamo che tutta la zona del Veronese, tutta la zona della Valpolicella ha come problema primo la peronospora, e quindi la gestione della peronospora. La peronospora cosa sarebbe? La peronospora è una spora che vive durante l'inverno silente sul terreno e si reidrata con le piogge della primavera, e a temperature superiori ai 10-12 gradi si rianima, diventa aggressiva. Risale sulle foglie per evaporazione, ho capito. Ecco perché da noi è così, tutta la pianura padana è così frequente, perché noi abbiamo un calore da evaporazione, e quindi l'umidità che risale da sotto e quindi si attacca sulla foglia. La foglia giovane, che ancora non ha chiuso gli stami, è penetrabile, entra questo fungo che va nella pianta e dissecca proprio le foglie e i grappoli. Non ti trovi più niente. La peronospora è il problema principale della Valpolicella, nella sua gestione pure. Noi la gestiamo al modo biologico, con il rame, che diamo in quantità davvero infinitesimali, però il problema non è quanto rame noi diamo, ma quante volte passiamo col trattore. Per la mia idea, per i miei parametri, passiamo troppo spesso. Col metodo di Marina io sto scoprendo una cosa incredibile che rasenta il miracolo. Io trovo straordinario, guarda, 2 anni che non diamo un grammo di rame e non c'è niente sulle foglie. Io, per chi sa cos'è la peronospora, è un miracolo, o meglio è una marinata, ma è un miracolo che si chiama Marina, perché è davvero straordinario. Noi lasciamo spesso delle vigne non trattate come testimone e non si riduce a nulla. E qui è secondo anno. Addirittura io sono stata un po' monella, l'ho fatto anche un po' meno di quello che avrei dovuto farlo, ma i risultati ci sono ugualmente, quindi anche se sono stata un po' monella. E poi tu come intervieni in modo biodinamico sui tuoi vigneti? Noi fondamentalmente non interveniamo sui vigneti, ma diamo tutto quello che possiamo affinché la terra sia
stia bene. È l'humus, noi lavoriamo insomma, la vitalità. Sulla terra, esatto. Noi facciamo in modo che la terra abbia sempre aria a disposizione e che quindi sia in grado di ricevere l'acqua, perché essa stessa si produca l'humus di cui poi le piante hanno, bisogno. Quindi noi non facciamo altro che occuparci di mettere la terra a proprio agio e che sia sempre vitale e rivitalizzante. E questo poi si percepisce anche nel vino? Beh sì, nel vino, nelle verdure, negli animali, nella lucentezza del pelo degli animali, nelle uova, nel sapore delle uova, ovviamente nel vino, nella croccantezza dei frutti, nelle verdure, nella resistenza alle malattie, perché oltretutto si sviluppa un'autoimmunità che è straordinaria, riconosciuta da tutti, per cui hai sempre meno bisogno di intervenire dando sempre di più alla terra, che viene considerata con un amore come la mamma. Ti occupi della terra come se fosse la tua mamma a cui vuoi bene, perché tanto tanto ti dà. Voi fate anche di più, al suono della natura ogni tanto intervallate anche una dolce musica. Ma sì, mi è venuta questa idea qua perché ho visto delle prove, abbiamo fatto con una macchinetta molto semplice, di come la linfa che scorre nelle piante si possa trasformare in musica da MIDI ad audio e come la pianta reagisca ai diversi tipi di musica, di suoni e di modo di parlare. E quindi abbiamo visto che con la musica di Mozart, Pink Floyd o John Coltrane, insomma, alcuni tipi di musica la pianta reagisce in maniera molto gentile. E così abbiamo fatto questa compilation e qualche ora al giorno gliela diamo, soprattutto d'estate. Elena, eccoci qui in quella che è la vostra sala degustazione. Ci avete preparato proprio un assaggio di quelle che sono le specialità venete e ovviamente il vostro re, l'Amarone. Sì, abbiamo infatti preparato un po' di formaggio cimbro dei nostri Monti Lessini, di latte crudo, stagionato 6 mesi, con la polenta che è tipica, insomma, direi che ormai è un marchio per il Veneto. Questi finferli siamo molto orgogliosi perché li abbiamo trovati anche questi nei Lessini, sono i primissimi. E abbiamo poi i famosi fagioli con la cipolla, l'aglio orsino sempre nelle nostre montagne e dei nervetti. Si sposa bene col vostro vino? Sì, abbiamo scelto una pietanza che si accompagna decisamente bene con questo Amarone. L'Amarone è un vino molto famoso della nostra zona, che proviene dall'appassimento di uve, le uve veronesi, Corvina, Corvino e Rondinella, vengono appassite per 3 mesi e quindi dopo in inverno vengono trasformate in vino, trasformate, insomma, pigiate per la vinificazione e dopo un lungo affinamento in vari tipi di botte arriva nel nostro bicchiere. È un vino comunque di corpo, è un vino strutturato, ma allo stesso modo ingentilito dalla dolcezza che non arriva mai ad avere residuo, quindi finisce in secco e quindi si sposa benissimo con questa pietanza. Maddalena, ci sono 3 A nel tuo cuore, nella filosofia della vostra azienda? Sì, certamente, certamente. Abbiamo trovato buona compagnia con i nostri amici di AAA, in cui ci hanno fatto da sentire da subito come in una famiglia, perché abbiamo tutti più o meno gli stessi principi e condividiamo un progetto, un sogno che si realizza bene nei vini che facciamo. E queste 3 A stanno per? Agricoltori, artigiani e artisti. È proprio quello che voi vi sentite? Sì, direi di sì, perché viviamo l'agricoltura come una forma d'arte, con grande amore, dedizione e impegno comunque, è comunque un lavoro, non è un hobby. Da qui, davvero, da questa azienda parte un messaggio bellissimo che noi ci auguriamo venga
seguito, venga insomma fatto proprio anche da tutte le persone che ci stanno seguendo, da coloro che hanno un'attività agricola oppure che decidono di intraprendere questo tipo di avventura bellissima a stretto contatto con la natura, perché credo che non ci sia niente di più bello. Penso anch'io, completamente d'accordo in effetti. Grazie davvero Maddalena, è stato un piacere voi, conoscere anche la vostra realtà. Io torno da Marina per i saluti finali. Marina, siamo quasi giunti a conclusione di questa puntata nella quale abbiamo davvero capito i vantaggi che si hanno in agricoltura utilizzando quel metodo che voi avete messo a punto davvero con tanto in studio ma anche con tanta pratica sul campo, e questo è davvero, come per esempio quella vigna in cui ci troviamo adesso qui in Valpolicella, ne sono una testimonianza. Ricordiamo che è un metodo questo assolutamente atossico, è privo di qualsiasi elemento di sintesi, perché anche in agricoltura biologica sappiamo che sono ammesse certe sostanze che sono chimiche in determinate quantità, però ci sono. Qui invece tutto naturale, semplicemente tu ascolti quello che la pianta ha da dirti, il suo male, e cerchi attraverso delle frequenze di rimetterla in sesto. Ogni trattamento è specifico, ogni trattamento è ad hoc, non c'è un prodotto che va bene per tutte le piante, ma ogni pianta, come ogni essere umano, ha delle proprie caratteristiche. Sì. E soprattutto bisogna stare attenti, non bisogna fare errori. Non bisogna fare errori, ci sono dei dettagli importantissimi di cui bisogna tener conto. Pena il non funzionamento, cioè questo è un sistema che funziona alla prima volta, funziona subito e nel giro di 20-30 giorni già si vedono i risultati, però serve una meticolosità, una precisione e un controllo delle variabili che merita di essere puntualizzata. È importante il tipo di acqua, è importante la temperatura della foglia, è importante il momento del giorno in cui si spruzza il preparato. Ripeto, è un metodo che fa uso di acqua e si informa l'acqua, si fa in modo che sia l'acqua a veicolare, visto che tutti gli esseri viventi sono composti da acqua, l'acqua trasmette il messaggio che noi vogliamo utilizzare per la cura. Deve essere condotto con grande meticolosità e con grande precisione, altrimenti non funziona. I risultati ci sono, quindi davvero speriamo che questo metodo riesca a fare strada, perché siamo in un periodo in cui i cambiamenti climatici, ce lo raccontava anche Maddalena prima, la grandinata che ha colpito questo territorio, sono all'ordine del giorno questi appunto disastri naturali, ma che naturali poi non sono poi tanto, perché la mano dell'uomo c'è, quindi la natura ci sta lanciando un SOS e noi possiamo recepirlo anche basandoci su metodi come questi, perché l'agricoltura è natura e la natura non può avere chimica. Certo, ma soprattutto prova a pensare a come potrebbe essere importante davvero avere un prodotto senza veleni. Io per tutta la vita non ho fatto altro che spingere e insistere su come fare ad avere prodotti senza veleni. Non si può dire questo no, quello no, quello no. Bisogna offrire un'alternativa. E l'alternativa l'abbiamo trovata. Eccoci qua. Benissimo, io ti ringrazio davvero tanto. So che questo progetto sta
veramente cavalcando velocemente, non anticipiamo nulla, però incrociamo le dita affinché ci siano dei successi anche su un'altra grandissima piaga che sta colpendo l'agricoltura in diverse parti d'Italia, ma questo lo affronteremo in un'altra puntata e sono sicura che sarà così. Speriamo, intanto ti ringrazio. Speriamo. Grazie a te. Ringrazio anche le persone che ci hai fatto conoscere, queste due meravigliose aziende che speriamo siano davvero da esempio un po' per tutti. Grazie ancora. Grazie a te. Grazie anche a tutti voi, a presto!